Università e imprese insieme per vincere la sfida della complessità dei tempi e affrontare le trasformazioni contemporanee. È la richiesta che è emersa dall'EY Digital Summit di Capri, che ha visto confrontarsi personalità del mondo aziendale e della ricerca. Paolo Boccardelli, direttore della Business School LUIS. L'università è in una fase di grande cambiamento, vuole in qualche modo costruire un percorso di sviluppo strategico delle proprie iniziative in collaborazione con le imprese, così come l'impresa vede in questa collaborazione, nella prospettiva dell'open innovation, una grande opportunità, anzi una necessità, perché oggi nessuna impresa può fare a meno di operare in ecosistemi di creazione di conoscenza nuova e rilevante per il proprio business. Ora, uno dei temi dominanti che è stato affrontato anche oggi in questo summit qui di EY sul digitale è che non bastano le piattaforme, non bastano gli ecosistemi, serve una cultura dal lato dell'impresa e dal lato dell'università orientata a questo obiettivo di collaborazione. Il Big Bang è esploso, siamo in una fase di creazione di questa piattaforma collaborativa, però ancora un po' di strada ce n'è da fare. Un dialogo attento fra questi due mondi interconnessi e un technology transfer che permetta di trasformare il valore scientifico in valore economico sono gli elementi principali per il successo, secondo Eugenio Aringhieri, CEO del gruppo Dompé, azienda farmaceutica italiana. L'università deve avvicinarsi al mondo dell'impresa perché in un momento di profondo cambiamento come quello che stiamo vivendo, il rischio è che se i due settori non si parlano praticamente anche il percorso educativo non si allinea praticamente con nuovi bisogni e quindi c'è necessità di un dialogo per avere un percorso educativo, quindi la formazione di competenze che sia in linea con nuovi mestieri. E dall'altra, siccome l'università rappresenta il luogo dell'innovazione, l'innovazione si fa con la disubbidienza, si fa praticamente col pensiero fuori dal box e quindi non è l'impresa il luogo dell'innovazione, il luogo dell'innovazione sono le start-up, sono le università e quindi è necessario farli dialogare. Lo dicevo prima, il technology transfer rappresenta praticamente l'elemento chiave, è il vero ponte fra il luogo dell'innovazione e l'impresa. Noi oggi su questo, a parte poche eccellenze perché ci sono, abbiamo bisogno di migliorare probabilmente il nostro vantaggio competitivo. Sembrano competenze di IP, sembrano competenze di business, sembrano competenze legali, insomma è un mestiere. E se siamo convinti che attraverso technology transfer noi sosteniamo lo sviluppo economico e sociale di un paese, su quello dobbiamo investire.